lo facciamo parlando di cellule staminali e di malattie, di sofferenze che sono legate ai disordini di queste cellule così importanti. Do il benvenuto al dottor Angelo Vesconi, che è direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Benvenuto. Grazie. Lei da anni conduce ricerche scientifiche proprio sull'impiego delle cellule staminali somatiche per la cura delle malattie neurodegenerative. Le cellule staminali sono quelle che la gente che non capisce niente, diciamo, in questo momento segue di più, perché dappertutto si leggono cose, speranze, possibilità, eccetera, eccetera. Parliamo di quelle di cui si occupa lei. Perché sono così importanti, dottore? È un po' croce delizia questa della problematica delle cellule staminali per le promesse che ci hanno fatto e che cominciano a mantenere. In realtà poi spiegare che cosa sono è una cosa semplicissima. Siamo in uno studio, ci sono tantissime lampade che ci illuminano anche se il pubblico non le vede, sono sicuro che ogni tanto una lampada si brucia. Ora, se una lampada non funziona non è un grosso problema, se cominciano a non funzionare due o tre, sicuramente la trasmissione non funziona. C'è un signore o più di un signore, un ufficio manutenzione che sostituisce le lampade garantendo il funzionamento dello studio e della trasmissione. La stessa cosa avviene nel nostro organismo tutti i giorni, cioè la nostra pelle, il nostro fegato, i nostri polmoni, sono tutti fatti di piccole particelle fondamentali, come se fossero delle lampade, ma sono le cellule, e queste, è banalmente usura di tutti i giorni, si consumano e muoiono e devono venire rimpiazzate. Cellule staminali fanno questo, lo fanno però con una flessibilità che ha dell'incredibile. Mi spiego, se uno è in spiaggia, se uno è qua in questo studio, l'epidermide perde poche cellule semplicemente per un consumo banale. Se in spiaggia, col sole, con il vento, se ne bruciano tantissime. La cellula staminale legge le necessità del tessuto ed effettua una riparazione e manutenzione all'uomo. E parliamo di quelle, come le definite, neurali, quelle che... Cerebrali, queste cerebrali. Sono quelle che abbiamo scoperto nel 1991 in Canada, insieme ai miei colleghi. E fanno la stessa cosa nel cervello, non si sapeva che il cervello fosse soggetto a un ricambio di elementi base, si pensava fosse fisso e immutabile. Così com'era, invece no. Sappiamo che anche lì c'è un ricambio continuo di cellule in alcune zone particolari, a mantenere la memoria, a sviluppare la memoria. Si può nascere scarsamente intelligenti, ma si può sviluppare la propria intelligenza. Fantastico, quindi da un punto di vista qualcosa da imparare. Fisiologico, la cultura aiuta, ma aiuta anche questo. Se, la cultura, ha detto benissimo, la lettura per esempio, il proprio cervello aumenta la neurogenesi, la produzione di nuove cellule. Questo è poi un ramo affascinante, naturalmente, dei rapporti fra appunto quello che capita nel nostro corpo e quello che capita nell'ambiente. Però veniamo adesso invece alla questione di cui lei si occupa, le malattie neurodegenerative, che hanno bisogno di cellule staminali o no? Esattamente, sì, ma addirittura nelle prime fasi di un danno in cui le cellule nervose vengono distrutte o comunque danneggiate, c'è spesso e volentieri un intervento iniziale delle cellule staminali. Quindi anche lì, in maniera quasi spontanea, cioè. Quello che, come succede in tanti organi, a volte il danno può essere eccessivo e c'è bisogno di un intervento dall'esterno. Quindi certe volte non è sufficiente. O addirittura il danno è così profondo da distruggere la staminale stessa. Partiamo da questo articolo di Repubblica per vedere un attimo di approfondire il tema. Eccola qua. Sclerosi multipla, in Italia una nuova diagnosi ogni 3 ore. Beh, una cosa che ci allarma molto, dottore. Preoccupa, purtroppo si applica alla sclerosi multipla, si applica anche a altre malattie neurodegenerative. C'è in generale un aumento dell'incidenza che ci dovrebbe far pensare, perché... Che cos'è questa sclerosi multipla e perché colpisce soprattutto, abbiamo letto prima, è sfuggito, ma rapidamente, i giovani? Ci vorrebbe una sfera di cristallo. Diciamo che la sclerosi multipla in realtà è molto semplice da spiegare, nel senso che come qualunque sistema che impiega impulsi elettrici, torniamo all'esempio, ecco, i nostri nervi lanciano degli impulsi elettrici. Se io penso di muovere questa mano, penso qua e lancio un impulso elettrico lungo i miei nervi. Okay. Ovviamente si tratta di, tra virgolette, elettricità, e quindi i miei nervi sono isolati dall'esterno, non dalla plastica come i fili elettrici, ma da una sostanza grassa che si chiama mielina, prodotta da delle cellule. La sclerosi multipla, per varie ragioni, distrugge queste cellule, un po' come spellare un filo al cortocircuito. La mielina, quindi? Esatto, la mielina muore. E che conseguenze provoca? Provoca la conseguenza che il segnale elettrico si disperde, e quindi io ho dei cortocircuiti, che dipende dalla zona che viene colpita. Se sono gli occhi, puoi avere
delle scintille, così come perdere la vista transientemente, se controllo, se sono muscoli che innervano la mia gamba, nervi che innervano poi il muscolo che controlla la gamba, non riesco più a muovere la gamba, ho delle sensazioni di cosiddette parestesie, sensazioni sì, anomale. Quando dicevo, non lo dipende sento più dalla vista, non sento può essere quindi la gravità. Sì. Ecco, ma cosa sappiamo noi? Adesso la ricerca, ci sono cure, a che punto siamo? Cioè, sì. Andiamo rapidamente perché i tempi nostri sono così, però... Allora, quello che sappiamo è che nella stragrande maggioranza dei casi è il nostro sistema immunitario che ci difende dagli agenti esterni distruggendo quelli che sono patogeni, che attacca erroneamente anche la mielina e le cellule che producono la mielina. È un errore? È una sorta di errore, non è chiarissimo il motivo, probabilmente ci sono più motivi, è multifattoriale come si dice. Dei virus per esempio sono stati implicati che hanno delle strutture simili alla mielina, il sistema immunitario si sbaglia. Che si può fare? Che rimedi siamo in grado le oggi? Le terapie, allora ci sono molte, la ricerca ha fatto dei passi avanti incredibili, considerato che sono 2,5 milioni di pazienti nel mondo, tanti trovano almeno sollievo nelle terapie che modulano l'attività del sistema immunitario, cioè la abbassano o la direzionano in maniera particolare. Ci sono delle forme di sclerosi multipla, che sono quelle che poi noi cerchiamo di attaccare con queste nuove terapie, che sono resistenti a queste cose. Lei in particolare gestisce dirige un progetto sperimentale, così? Questo progetto è iniziato, credo, circa 15 anni fa, ed è approccio al problema da un angolo completamente diverso. Cioè, quello che vuole fare è prendere queste cellule staminali del cervello, noi italiani, perché questa è una cosa italiana che pochi sanno, abbiamo la capacità di estrarle e da pochissime cellule generare miliardi di cellule per trapiantare. Miliardi? Posso trapiantare centinaia o migliaia di pazienti con un singolo donatore. Fantastico. E stiamo arrivando addirittura a farlo autonomo. E questo a che serve per la sclerosi? Esatto, iniettando queste cellule si è trovata una cosa veramente incredibile, cioè le cellule staminali iniettate con modalità particolari, spesso anche in vena, sono in grado di fare due cose, non una. Una, regolano l'attività delle cellule immunitarie dicendo attenzione, stai esagerando, e tendono a calmarle spesso. Dall'altra parte sono in grado di entrare nel cervello, là solo da dove ci sono queste lesioni, e fanno due cose ancora in questo punto. Da una parte producono mielina, sono loro che producono le quella cellule. Quella mielina che viene distrutta. Ma mandano dei segnali alle cellule residenti che sono in grado di produrre mielina, le risvegliano e hanno questo effetto triplo, anche quadruplo. Infatti questo diciamo, è un progresso enorme, direi. Fu un lavoro che fu citato su tutte le riviste scientifiche. E adesso cosa manca per dire stiamo sconfiggendo? Manca, se mi dà qualche settimana, vorrei dirle due o tre, inizia la sperimentazione di fase 1 proprio qua a San Giovanni. Cioè è tutto pronto, ci sono tutte le autorizzazioni. È un trial internazionale, Svizzera, Italia e presto anche Inghilterra che ha chiesto di entrare. Si parte con i trapianti nel paziente, con le nostre cellule staminali. Dottor Vescovi, veramente complimenti, è una cosa strepitosa quella che ci ha raccontato. Mille in bocca al lupo per tutte le persone che soffrono. Non il cane lupo però. No, assolutamente no. In questo caso, come dire, mille staminali che ci guariscano, forse speriamo definitivamente, insomma comunque sulla strada giusta. Un inizio fantastico, affascinante, complimenti perché, come grazie, dire, ancora una volta il genio e la positività italiana e del nostro sud si fanno valere. Grazie ancora, ricordiamo che il direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, a queste parti, il dottor Angelo Vescovi, ci faccia sapere. Noi siamo molto curiosi e molto desiderosi di seguire. Non era una buttata, si tratta proprio, manca l'ultima autorizzazione, ma un aspetto formale. Stiamo partendo in poche settimane. Buon lavoro. Grazie. Ora una piccola pausa.